Ciao ragazzi, sono io T-BlackGame e oggi sono qui per spiegarvi dove trovare la minigun, ossia la macchina mortale in GTA 5. Prima di fare ciò segnatevi sulla mappa questo punto, che si trova nella parte sinistra della mappa, subito fuori dalla galleria, e una volta segnato questo punto, prima di raggiungerlo vi consiglio vivamente di trovarvi un'auto mediamente veloce. Non vi servirà un'auto velocissima come una Zonda, una Koenigsegg o una Inferno, potete trovare anche un'auto mediamente veloce come una Comet. Una volta raccolta quest'auto, che vi consiglio di cercare nella prima città dove abita Michael, raggiungete questo punto che vi siete segnati. Da qui dovrete prendervi una piccola rincorsa, un po' come vedete nel video, e andare più velocemente possibile contro la parte destra della galleria. Non dovrete schiantare da nessuna parte, dovrete semplicemente prendere questa specie di rampa, salire sulla terra che vi farà da rampa, e se avrete preso una velocità sufficiente riuscirete a scavalcare le barriere. Questo è il motivo perché vi serviva un'auto mediamente veloce. Con la moto non provate a farlo perché vi schianterete. Una volta all'interno della base militare, come vedete, potrete trovare elicotteri che potete raccogliere, aerei, ma se volete la minigun proseguite finché non raggiungerete questo cancello ed entrateci. In questo momento le stelle saliranno a 4 stelle, inizieranno ad arrivarvi militari e poliziotti, quindi state molto attenti. Una volta entrati nel cancello vi consiglio di investire i primi militari che usciranno, in modo da facilitarvi un po' le cose. Una volta uccisi dovrete entrare all'interno dell'edificio, sempre stando molto attenti, e iniziate a salire le scale. Dopo aver fatto quasi sette piani, troverete questa porta che si potrà aprire, e sul pavimento troverete la minigun, la vostra macchina mortale. Mi pare che inizialmente contenga 500 colpi che poi potrete ricaricare da ammunition. Non sarà obbligatorio uscire vivi da questa base militare, anche perché se vi uccideranno voi rinascerete in un ospedale qualsiasi e la minigun vi resterà nel vostro inventario. La trovate nella parte sinistra insieme ad esempio ai lanciarazzi e lanciagranate, quindi selezionate la parte sinistra dell'inventario, scorrete con la freccia finché non la trovate. Una volta che avete la minigun resterà in vostro possesso, anche se finiscono i colpi. Nel caso finiscano i colpi, come vi ho già detto, potete andare da ammunition e ricaricare le vostre munizioni. Quindi ragazzi, se questa guida vi è piaciuta e vi è servita, vi prego di lasciare un mega pollice in su, che veramente mi aiutate tantissimo. Scusate se in questi giorni sono stato un po' assente, come potete immagino ancora sentire dalla mia voce, sono ancora influenzato, quindi spero che passi il più velocemente possibile. Vi ricordo la pagina Facebook, la trovate in descrizione, così vi terrò aggiornato anche quando non faccio video. Quindi ragazzi, qui T-Black Game, al prossimo video.